Bene, buonasera a tutti. Abbiamo aspettato i 5 minuti accademici, poi sicuramente qualcuno entrerà ancora in corso di riunione. Io sono Itria Fancello, lavoro per l'Agenzia Laora, il Servizio Sviluppo Rurale. Questo è il terzo di una serie di appuntamenti che abbiamo organizzato online per fare un'attività di informazione sul territorio su alcuni temi che il nostro servizio, appunto il Servizio di Sviluppo Rurale, affronta quotidianamente nel proprio lavoro. È presente con noi anche il direttore del servizio, dottor Antonio Maccioni, Salve a tutti. che saluta. Poi magari avrà modo di intervenire anche successivamente. Questo, come vi dicevo, è il terzo incontro. Il servizio per cui lavoro, il Servizio di Sviluppo Rurale, nasce durante l'ultima riforma che c'è stata nell'ente e si occupa di una serie di attività legate alla multifunzionalità agricola, alla tutela e valorizzazione della biodiversità e allo sviluppo locale, attività di sviluppo locale. Durante questa serie di webinar che abbiamo organizzato, stiamo affrontando diversi temi, grazie alla collaborazione di diversi colleghi, ognuno dei quali affronta un tema specifico. Chiaramente, questi sono degli spunti, non si può, nessun argomento si può esaurire in un unico incontro, sono degli spunti di riflessione, di informazione. Chiaramente l'agenzia è a disposizione di imprese, professionisti che vogliano poi successivamente affrontare in modo magari più approfondito dei temi specifici o degli aspetti specifici di ciascun tema. Oggi, il tema che svilupperemo oggi, affronteremo con il collega Antonio Pala, parleremo di vendita diretta. Vendita diretta con informazioni generali su che cos'è e in che modo si può fare e anche alcune novità normative che possono essere interessanti per lo sviluppo delle attività multifunzionali delle imprese agricole. Come anche gli altri appuntamenti, molte persone che stanno partecipando a questi incontri li stanno facendo tutti, qualcuno invece magari si è iscritto solo per questo specifico. Tutti questi appuntamenti si sviluppano con una prima parte di relazione da parte, in questo caso, del collega Antonio Pala e in altri casi appunto di altri colleghi e successivamente c'è una fase di dibattito. Abbiamo alcune aziende che già operano nella vendita diretta che ci racconteranno la loro esperienza e poi chiaramente siamo a disposizione per la discussione. Direi che posso passare la parola al collega in modo che diamo il via alla relazione e poi successivamente, magari al termine della relazione, sentiamo le esperienze o comunque siamo a disposizione per qualsiasi tipo di domanda. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Condivido lo schermo, si vede? Sì. Buonasera. Ok. Sì. A posto. Chiedo la cortesia a chi riesce, almeno durante la presentazione, di interrompere la visualizzazione del proprio video, perché siamo tanti durante questo incontro e magari la connessione rimane un pochino più stabile se disattiviamo il video. Poi magari lo riattiviamo successivamente durante la discussione. Avete a schermo intero, Vitria? No. No. Non riesce ad avviare la presentazione? Non solo. Ah, metti la schermo intero, non ingrandirla. Sì. No, è perché non mi è partita proprio la presentazione. È partita.
No, ma sono disattivati i tasti della presentazione, quindi prova a farlo ripartire. Studi almeno le proprietà che magari ti fa. Adesso. Ok, adesso sì. Perfetto, Okay. grazie. Brava Stefania, sempre sul pezzo. Allora, mi presento, mi chiamo Antonio Palla, sono un perito agrario, ho preso servizio nella sede di Bono, il 1º giugno di quest'anno. Lavoro nel servizio dello sviluppo rurale e per questo oggi vi presento questa breve presentazione appunto che riguarda la vendita diretta. Inizierò a parlare della definizione di vendita diretta, della normativa, di chi può effettuare la vendita, di che cosa può vendere e dove può venderlo, delle autorizzazioni necessarie, delle modalità di vendita che si possono esercitare, e dei vantaggi sia per quanto riguarda il produttore, l'imprenditore, che per quanto riguarda il consumatore. Poi vedremo l'etichettatura dei prodotti. E gli aspetti fiscali. Vendita diretta è quella che mette in contatto diretto il produttore con il consumatore finale. Questo avviene senza il coinvolgimento di nessun intermediario o commerciante. Con questa modalità di vendita si punta a valorizzare al meglio la produzione e a trarre numerosi vantaggi, come vedremo dopo. Vantaggi, come ho detto, sia per quanto riguarda il produttore che per quanto riguarda il consumatore. La vendita non è soggetta ai vari requisiti che si applicano a chi vende appunto prodotti alimentari come licenza, i vincoli orari, eccetera. Ma una cosa molto importante, si devono comunque sempre rispettare gli obblighi in materia igienico-sanitaria. Vediamo la normativa di riferimento. La legge quadro è il decreto legislativo 228 del 2001, con le sue successive modifiche ed integrazioni. A livello regionale, abbiamo la legge numero 26 del 2018, poi ci sono leggi che disciplinano le attività commerciali, semplificazione dei procedimenti amministrativi, e abbiamo riportato la legge numero 61, che è recente, del maggio 2022. Dove ci sono le norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti a chilometro zero e a filiera corta. Inoltre, chi svolge la vendita diretta deve rispettare disciplinari e regolamenti comunali se vende in spazi all'aperto, spazi pubblici. Questa slide vediamo le norme da seguire per quanto riguarda la sicurezza alimentare. Questo insieme di norme, di regolamenti comunitari, fanno parte del cosiddetto pacchetto igiene, il regolamento 178 del 2002, l'852 del 2004, 53 del 2004, per quanto riguarda i controlli, il regolamento 2017-625. Invece il regolamento comunitario 1169-2011 riguarda l'etichettatura dei prodotti. Andiamo a vedere chi può fare la vendita diretta. Allora, come recita l'articolo 4 del decreto legislativo, cioè della legge quadro, può fare la vendita diretta l'imprenditore agricolo, che sia singolo o in società. L'imprenditore agricolo chi è? Chi esercita una di queste attività? O coltivazione del fondo, o selvicoltura, allevamento di animali o attività connesse. Per quanto riguarda le attività connesse, si intendono quelle, che sono dirette alla manipolazione, conservazione o trasformazione dei prodotti, ottenuti o dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento, prodotti comunque sarebbero oggetto di vendita. Non basta, solo essere imprenditore agricolo per esercitare la vendita diretta, ma bisogna essere anche iscritti al registro delle imprese. Inoltre, non so, l'imprenditore o se si parla di società, diciamo una figura societaria, non deve aver riportato condanne per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti nei 5 anni precedenti a quando si intende, avviare l'attività di vendita. Andiamo a vedere che cosa si può vendere
si possono vendere i prodotti freschi, si possono vendere i prodotti manipolati, cioè senza modificare la natura primaria, come ad esempio un lavaggio, una pulizia di insalata, oppure si possono vendere anche i prodotti trasformati. Trasformando il prodotto si modifica la natura primaria, come ad esempio la produzione di un formaggio, di un salume, di una marmellata. Si possono vendere i prodotti non solo aziendali, ma si possono acquistare anche prodotti da altri imprenditori agricoli, sia che facciano parte del comparto agronomico che si produce in azienda o di uno o più comparti agronomici differenti. Si possono appunto vendere questi prodotti, basta che si rispetti il criterio di prevalenza. Prevalenza cosa vuol dire? Come vedete il collegamento che ho riportato qua, che è cliccabile e consultabile, vuol dire che l'imprenditore può vendere i suoi prodotti e i suoi prodotti devono trarre almeno il 51% del totale sul fatturato, quindi di conseguenza quelli che si acquistano non devono superare il 49% del fatturato. Allora andiamo a vedere dove si può vendere. Il decreto legislativo ci dice che si può vendere su tutto il territorio della Repubblica Italiana, quindi su tutto il territorio nazionale. Vediamo le forme di vendita. Forma itinerante, su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, all'interno delle aziende, tramite e-commerce oppure con distributori automatici. Forma itinerante, per forma itinerante intendiamo quella svolta con mezzi mobili su aree pubbliche, senza la concessione di un posteggio, perché appunto il mezzo itinerante si può spostare. Il mezzo itinerante può vendere, la sosta è limitata al tempo necessario di vendita. Per poter esercitare questo tipo di vendita si deve fare la comunicazione di inizio attività al comune dove ha sede l'azienda e può essere effettuata a decorrere dalla data di avvio di questa comunicazione. Una cosa molto importante, come per tutte le altre forme di vendita, rispettare che il mezzo mobile in questo caso rispetti i requisiti igienico-sanitari previsti. Si può vendere ovviamente anche su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico. Per vendere su queste aree spesso si ha il bisogno di usufruire di un posteggio. Quindi quando si fa la comunicazione d'inizio attività al comune dove si intende esercitare la vendita, si deve inserire anche la comunicazione, la richiesta di un posteggio. In alcuni casi questo procedimento si fa sempre tramite SUAP, come vi farò vedere dopo. In altri casi si fa la richiesta, insomma, all'ufficio preposto. Un decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 2007 stabilisce che possono essere i comuni, anche associati o consorziati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori a istituire i mercati contadini, o i cosiddetti farmers market, come si chiamano adesso. Qua sotto vedete questo collegamento igiene a repubbliche, dove se lo clicchiamo, dopo possiamo anche vederlo, ci porta all'ordinanza del Ministero della Salute, dove sono dettate le norme per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche. Si può vendere ovviamente anche all'interno dell'azienda, qualora la vendita in questo caso sia sporadica, occasionale, sia esercitata su superficie all'aperto, oppure in occasione di sagre o fiere o manifestazioni a carattere politico, religioso o benefico, oppure promozione dei prodotti tipici locali, non c'è bisogno di avviare, diciamo, di fare la comunicazione di inizio attività. Altrimenti, ovviamente, se si intende vendere all'interno dell'azienda, c'è bisogno di fare la comunicazione al comune dove ha sede l'azienda. Si possono vendere anche prodotti pronti per il consumo.
con la legge di bilancio che ho indicato anche qua del 2017, che è andata a modificare il decreto legislativo del 128, all'imprenditore è concesso vendere i prodotti, ovviamente sempre rispettando il criterio che abbiamo detto all'inizio, il criterio di prevalenza. Questi prodotti possono essere anche manipolati o trasformati con l'utilizzo di strutture mobili che siano nella disponibilità dell'impresa, quindi non solo di proprietà, possono essere anche in comodato d'uso, e questa modalità di vendita la può vendere anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, mentre prima della legge di bilancio questa modalità di vendita era concessa solo all'interno dei locali. Con questa legge di bilancio appunto si dava vita al cosiddetto street food agricolo. La vendita nel street food agricolo, cioè con i prodotti pronti per il consumo, deve essere fatta assolutamente con divieto di somministrazione. Che cosa vuol dire divieto di somministrazione? L'imprenditore può mettere a disposizione ciò che intende vendere e il cliente, il consumatore, deve prelevarlo, diciamo, direttamente lui, e può consumarlo o sul posto, su strutture a disposizione dell'imprenditore agricolo, oppure può anche portarselo via, diciamo. I prodotti si intendono già pronti per il consumo, quindi secondo una nota appunto dell'ANCI non possono essere manipolati, ancora manipolati, diciamo. Un'altra manipolazione si intende la cottura, quindi è da escludersi la cottura sul posto dei prodotti. Però l'imprenditore ha la possibilità comunque di scaldare il prodotto già cotto. Un'altra forma di vendita molto importante che sta prendendo piede è l'e-commerce, il commercio elettronico. È una forma che si esercita attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche per avviare questa forma di vendita. Si deve inviare la comunicazione al comune dove ha sede l'azienda. Chi vende tramite commercio elettronico spesso spedisce i prodotti, quindi l'imprenditore deve fare attenzione se spedisce i prodotti, che a seconda della tipologia dei prodotti deve insomma rispettare i requisiti igienico-sanitari, soprattutto se si tratta di prodotti deperibili. Volevo aprire una parentesi per quanto riguarda l'e-commerce, perché in questo periodo di grande digitalizzazione, diciamo, offre importanti sbocchi, perché consente, attraverso l'utilizzo di social, di canali vari, anche di messaggistica istantanea, che il produttore abbia pubblicità gratuita e può mettere in mostra i prodotti della propria azienda. L'ultimo accenno lo faccio alla forma di vendita mediante distributori automatici. Anche per questa forma di vendita l'imprenditore deve fare la comunicazione di inizio attività al comune dove intende installare appunto il distributore automatico. Come abbiamo visto sulla normativa, abbiamo inserito la legge numero 61 del maggio del 2022, che ci dice le definizioni chiare del prodotto a chilometro zero e a filiera corta. Il prodotto a chilometro zero è quello che proviene da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima, che sono posti a una distanza non superiore a 70 km di raggio da dove si vende oppure da dove si consuma il prodotto, o 70 km o comunque all'interno della stessa provincia, mentre il prodotto a filiera corta è quel prodotto la cui filiera produttiva è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale. Anche qua ho inserito la legge che è cliccabile e consultabile. I comuni,
i comuni e le regioni attraverso questa legge possono favorire appunto queste due categorie di prodotti. I comuni, diciamo, possono riservare almeno il 30% dell'area totale destinata al mercato, mentre le regioni e gli enti locali, in intesa con l'associazione del commercio e della grande distribuzione organizzata, possono favorire aree atte alla vendita di queste categorie di prodotti. Vediamo adesso quelli che sono i vantaggi, sia per quanto riguarda l'imprenditore, sia per quanto riguarda il consumatore. L'imprenditore agricolo, effettuando questo tipo di vendita, diventa il protagonista della filiera. Il protagonista perché? Perché in primis va a produrre e poi va a vendere direttamente ciò che ha prodotto. Ovviamente abbiamo già detto che può vendere anche altri prodotti purché acquistati da altri imprenditori agricoli. Facendo questo, l'imprenditore, vendendo direttamente al consumatore, elimina il passaggio che ci potrebbe essere tra un intermediario oppure un commerciante, e quindi cerca di valorizzare al meglio la propria produzione, aumentando anche i guadagni se si vuole, che diminuirebbero nel caso ci fossero ulteriori passaggi tra intermediari. Vendendo direttamente il prodotto si ha liquidità immediata per l'azienda. Un ulteriore vantaggio che è molto importante è quello che il produttore stabilisce un rapporto diretto col consumatore finale. Stabilendo un rapporto diretto, il produttore può capire che cosa al consumatore finale serve, quindi potrà orientare la propria produzione verso quello che sarà lo sbocco per la vendita, e correggere eventualmente ciò che il consumatore o il cliente lamenti. In questo modo garantisce che il rapporto di vendita sia continuo e duraturo, l'imprenditore deve puntare ad avere un blocco di clienti, se così si può dire, che si fidino della figura dell'imprenditore e che continuino ad acquistare da lui, insomma. Vediamo anche quelli che sono i vantaggi per quanto riguarda il consumatore. Il consumatore, acquistando direttamente dal produttore, ha la possibilità di reperire sul mercato prodotti freschi e territoriali che vanno, come si dice, dalla terra alla tavola. Generalmente questi prodotti sono di qualità e a prezzi convenienti. Perché di qualità e perché a prezzi convenienti? Allora, è di qualità perché è proprio interesse del produttore affinché i prodotti siano di qualità, perché altrimenti non avrebbe, diciamo, mercato, non avrebbe sbocco se il prodotto non è di qualità. Prezzi convenienti perché? Perché i prodotti, come abbiamo detto, non passano attraverso altri intermediari o altri commercianti, che farebbe aumentare sicuramente il costo del prodotto. E poi anche perché andrebbero a mancare costi di eventuali logistica o trasporto. Anche per quanto riguarda il consumatore, è molto importante instaurare un rapporto diretto e di fiducia con il produttore. Perché? Perché il consumatore, da questo rapporto di fiducia, può trarre numerose informazioni, già dall'immagine aziendale che può avere quando va ad acquistare direttamente dal produttore, quindi il modo di fare, può valutare la persona proprio dell'imprenditore. E nel caso vada ad acquistare in azienda, può anche vedere con i suoi occhi, può anche constatare da dove proviene ciò che poi porterà sulla sua tavola, diciamo. Per quanto riguarda allora la varietà di prodotti, il consumatore finale non troverà di certo la moltitudine che potrebbe trovare, l'ampia scelta che potrebbe trovare in una grande distribuzione organizzata, però
sarà lui a decidere di acquistare in questa maniera, anche con la consapevolezza di partecipare allo sviluppo sostenibile del territorio, insomma. Quindi anche questo è un vantaggio, fare una scelta ittica. Andiamo a vedere l'etichettatura dei prodotti. L'etichettatura è un obbligo normativo, come ci dice il regolamento comunitario. L'etichetta di un prodotto è la sua carta d'identità. Con l'etichettatura si ha lo scopo di tutelare la salute del consumatore e di informarlo appunto sulle caratteristiche di ogni prodotto. Sull'etichettatura, come appunto dice il regolamento 1169, dobbiamo indicare, l'imprenditore deve indicare delle informazioni obbligatorie e poi ci sono anche informazioni facoltative. Le informazioni obbligatorie che riguardano l'identificazione, la composizione, la quantità del prodotto e il rapporto con la salute del consumatore, questo è molto importante, quindi allergeni, date di scadenza e caratteristiche nutrizionali. Poi ci sono, come abbiamo detto, delle informazioni facoltative che sono informazioni nutrizionali, di tipo nutrizionale e salutistico. La normativa 1924 comunitaria tutela il consumatore che vietando appunto le indicazioni false che ci possono essere in un'etichetta o ingannevoli, appunto che traggano in inganno un consumatore dando informazioni non veritiere. Per ogni categoria merceologica si ha bisogno di etichette diverse, quindi a ogni prodotto deve combaciare, diciamo, un diverso tipo di etichetta con diversi regolamenti da seguire, dettati sempre dal regolamento 1169. È molto importante per l'imprenditore rispettare gli obblighi in materia di etichettatura, altrimenti si va incontro a delle sanzioni. Adesso vediamo i loghi che hanno le categorie di prodotti che abbiamo elencato prima, cioè chilometro zero e filiera corta. La legge è entrata in vigore a giugno del 2022. E sulla legge dice che entro 90 giorni dall'entrata in vigore si dovevano istituire questi loghi. I loghi ancora non sono stati istituiti. Nella legge c'è scritto che una volta istituiti possono essere esposti presso gli esercizi di vendita o di somministrazione, nel caso della ristorazione, o all'interno dei locali della grande distribuzione, cioè dove si potrebbero vendere questi prodotti. Mentre i loghi non possono essere apposti sui prodotti o sulle loro confezioni o imballaggi. Andiamo a vedere adesso due interessanti risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico. Partiamo con la prima, una risoluzione del 2017. Questa risoluzione è data da un'interrogazione che aveva posto un'imprenditrice di Milano, un'imprenditrice agricola che voleva vendere i suoi prodotti in un locale in centro a Milano. All'inizio il Comune di Milano aveva rigettato, diciamo, questa richiesta, perché diceva che il locale dove voleva vendere l'imprenditrice aveva diverse destinazioni d'uso urbanistica, mentre, come dice l'articolo 4 del decreto legislativo della legge quadro, si autorizza appunto la vendita diretta a parte di un imprenditore a prescindere dalla destinazione urbanistica e non ci deve essere il cambio di destinazione d'uso dei locali. La seconda risoluzione che ho voluto sottolineare riguarda il consumo dei prodotti pronti e qua dice che non può escludersi l'utilizzo di posate in metallo, di bicchieri in vetro o di tovagliolo di stoffa, sempre che questi siano posti a disposizione della clientela, quindi con il divieto, tra virgolette, di apparecchiare la tavola, quindi c'è sempre il divieto di somministrazione che l'imprenditore è tenuto a rispettare. Quindi che col divieto di somministrazione
non può né fornire né farsi distribuire nessun servizio. Quindi che abbiamo detto non si può escludere l'utilizzo di posate in metallo, anche se il consumatore deve servirsi da sé. Vediamo adesso la comunicazione su APE che abbiamo elencato nelle diverse modalità di vendita. Su APE lo sportello unico di attività produttive è stato aggiunto anche per quanto riguarda l'edilizia. La comunicazione deve essere inviata tramite lo sportello telematico su APE. Qua al centro della foto ho fatto un collegamento dove ci porta direttamente, lo clicco e ve lo faccio vedere, ci porta direttamente al sito di Sardegna Imprese. Antonio, scusami, c'è tutta la modulistica che un imprenditore deve compilare per poter vediamo se Anto, mi senti? Sì, sì. C'è un problema con il collegamento, tu hai condiviso solo la presentazione, quindi quando hai cliccato non vediamo la pagina, devi fare il collegamento, la condivisione dello schermo con la pagina del suo. Okay. Sì, solo che è lentissimo, scusatemi. Ho visto, hai avuto anche un po' di sbalzo con la voce. Scusatemi, esco con la voce. Alla pagina e la presentazione, così concludiamo. Davvero lentissimo. Torno sulla presentazione, la vedete correttamente, Itria, sì? Sì, la presentazione sì. Ok, facciamo un accenno agli aspetti fiscali. Allora, le aziende che operano nel settore agricolo possono aderire a tre differenti regimi fiscali, regime fiscale, regime ordinario e regime di esonero, che è quello sotto 1.000 euro. In base al regime in cui l'imprenditore si trova, deve adempiere ai differenti obblighi fiscali, quindi registro dei corrispettivi, fatturazione, scontrino, eccetera. Ci sono dei limiti di reddito che l'imprenditore o la società deve rispettare per poter esercitare la vendita diretta. Questi limiti sono dati dalla montata di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti acquistati da altre imprese nell'anno precedente. Sono limiti alti, comunque 160.000 euro per un imprenditore singolo, 4 milioni di euro per le società. Ovviamente superati questi limiti, l'imprenditore può comunque continuare a effettuare la vendita, però entra nel regime fiscale del commercio. Grazie per l'attenzione, ho terminato. Qua in coda vi ho messo l'indirizzo mail mio e dei miei colleghi Maria Itria Fancello e Francesco Manca, che erano anche i miei tutor, cui ringrazio per lo sviluppo di questa presentazione.